buongiorno a tutti dalla nostra postazione buongiorno in Piazza Mario, del Mercato. Compagnia, pronto anche il collegamento con Palazzo Verdi per avvicinarci alle prove regolamentate che lo buongiorno. Buongiorno Palio. Buongiorno a tutti dal Tartarugone di Piazza del Mercato, buongiorno Palio, parte qui anche questa seconda giornata paliesca nella quale vi terremo compagnia per raccontarvi le emozioni dalla Piazza del Campo. L'abbiamo fatto nella giornata di ieri, una giornata ricca di appuntamenti, una giornata nella quale si è scoperto il lotto dei 10 cavalli scelti dai capitani e poi ovviamente abbiamo seguito insieme l'assegnazione alle contrade. Poi il lungo pomeriggio del Valzer delle Monte che come di consueto vi abbiamo raccontato e che ha portato poi alla effettuazione della prima prova. Una giornata lunga quella di oggi, ma anche quella di ieri, ma anche quella di oggi non sarà da meno e noi siamo già qui pronti in Piazza del Mercato, come vedete, in diretta per raccontarvi quello che accadrà. Il canale 90 del Digitale Terrestre, come di consueto, per seguirci, poi in streaming radiosienatv.it oppure su Radio Siena 92.2 93.7. Questo è l'appuntamento con la rassegna stampa mattutina, tra poco ci raggiungerà anche un ospite, mentre nella seconda parte, dopo aver seguito insieme la seconda prova, ci sarà appunto di nuovo il Buongiorno Palio, come già accaduto a luglio, insieme a Simona Sassetti e tutti gli ospiti che ci raggiungeranno quest'oggi qui al Tartarugone di Piazza del Mercato. Solo un breve accenno per quello che riguarda i quotidiani di oggi, La Nazione, la cronaca di Siena, titola La Sorte, premia Torre, Onda, Selva e Istrice, mentre stiamo cercando di vedere insieme questo titolo. Allora, decise le Monte, Scompiglio torna su Violenta, Tittia su Remorex. Questo il titolo per quanto riguarda la Nazione di Siena che tra pochissimo vedrete insieme a me e poi ovviamente scorreremo anche le pagine del Corriere di Siena e del nostro sito radiosienatv.it, sempre aggiornato, anche con delle novità come abbiamo visto nella giornata di ieri, perché abbiamo a livello social introdotto questa novità. Chi vorrà, tutti voi potrete utilizzare l'hashtag Passione Palio e noi ricondivideremo le nostre foto. Dovremmo esserci adesso con il quotidiano La Nazione per farvi vedere appunto il titolo insieme a noi, eccolo qua. La Sorte premia Torre, Onda, Selva e Istrice, decise le Monte, Scompiglio torna su Violenta, Tittia su Remorex. Ecco le coppie in gioco, poi scorriamo brevemente e troviamo a pagina 2 Torre, Selva e Onda al gioco delle coppie, dalla scelta dei 10 cavalli all'estrazione, il fato strizza l'occhio anche all'Istrice. E qui c'è l'articolo ovviamente con le accoppiate, tutto in poche ore, alle 15 le scelte erano compiute, Scompiglio e Brio per definire gli altri tasselli. E poi l'allineamento al canape fino alla carriera con la spiegazione di tutte le mosse che troveremo in queste giornate, mentre la pagina 3, che poi analizzeremo successivamente insieme anche con il nostro ospite, mossa senza patemi, l'aquila scatta e vince, una buona partenza anche per la chiocciola. Allora, vediamo anche in grafica quello che accadrà nella giornata di oggi, poi faremo una piccola pausa, eccolo qua, il collegamento alle 8.30 sarà con la Piazza del Campo per tutto quello che riguarda il pre-prova, quindi le interviste ai protagonisti e le immagini delle contrade che arrivano in piazza con Claudio Giomini, Susanna Pioli e di fronte all'entrone Andrea Mari. Buongiorno Palio, la seconda parte che torna come preannunciato 10.15 con il sottoscritto, con Simona Sassetti, Sofia e Dario. Poi il processo alla prova con Alessandro Lorenzini alle ore 13. Tutto questo, questa è la ricetta della giornata di oggi. Poi anche nel pomeriggio, eccolo qua, la processione dei Ceri e dei Cenzi che seguiremo eccezionalmente in diretta a partire dalle ore 16.45.
E poi alle 18 di nuovo il collegamento con la prova, alle 22.15 l'anteprima Palio di Notte e poi il Palio di Notte con Daniele Magrini e Veronica Costa. Bene, piccola pausa e poi torniamo insieme ancora con Buongiorno Palio. Ah, allora. Bene, di nuovo in diretta qui dal Tartarugone di Piazza del Mercato, ancora con Buongiorno Palio. Stavamo iniziando a leggere i titoli dei giornali e per quanto riguarda la Nazione di Siena siamo alla pagina 4 dove troviamo le interviste. Oppio mi piace Franchi, il capitano dell'Istrice, che dice nell'Istrice solo fantini motivati. E poi Stefano Piras, il debuttante, sempre sulla stessa pagina, ragazzo umile e mani buone. Questo ovviamente è il trafiletto che riguarda, che appunto parla della monta di Stefano Piras per quanto riguarda la prima prova della contrada dell'Aquila di ieri. E poi a pagina 5 Remorex, un lottatore, Tittia accolto con affetto, parla il capitano della Selva Alessandro Giorgi, eccolo qua l'intervista a Alessandro Giorgi, segni nel drappellone, vediamo di vedere insieme questa pagina, anche se questa mattina la tecnologia è un po' assonnata, ma cercheremo ovviamente di risolvere insieme. Allora, siamo all'articolo che riguarda Alessandro Giorgi, il capitano della contrada della Selva, ecco che stiamo per vederlo insieme. Giorgi che dice Remorex è uno dei primi cavalli, quindi con Tittia è una bella accoppiata. Parla anche Maggi, capitano della Chiocciola, tremendo, è un fantino che non ha mai corso con noi, ma è determinato. Proprio l'articolo sempre sulla pagina 5 che riguarda tremendo, farà bene, massimo impegno, parla proprio Maggi, che è il capitano della contrada della Chiocciola. Allora, noi possiamo vedere anche con l'aiuto della nostra regia un piccolo riassunto di quello che è accaduto nella giornata di ieri, anche utilizzando le belle immagini che vi abbiamo proposto, quindi le emozioni che abbiamo vissuto in occasione della tratta proprio nella giornata di ieri.
Eccole qua le emozioni che abbiamo vissuto insieme nella giornata di ieri con le nostre bellissime immagini. Allora, tra poco ci raggiungerà il nostro ospite e commenteremo le notizie odierne sia per quanto riguarda i quotidiani sia per quanto riguarda il nostro sito radiosianatv.it. Adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi saremo di nuovo insieme. Buongiorno Palio, eccoci di nuovo insieme, amici di Siena TV e di Radio Siena, ecco il nostro ospite che ci ha raggiunto, buongiorno Andrea Naldini. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, allora, come al solito devo dire. Certo, come è accaduto nel Palio di luglio, anche ad agosto torni per commentare insieme a noi le notizie del giorno. Abbiamo iniziato a sfogliare le pagine della Nazione di Siena, abbiamo trovato ovviamente tutti gli articoli che riguardano le accoppiate, perché ieri ovviamente si sono composte le accoppiate, quindi le interviste ai capitani. La Cabala dice Onda e Torre, siamo alla pagina 7, tutti i numeri dalla tratta alla prova, anche la Selva spera, preziosa, decideremo con calma il suo futuro, ora c'è solo amarezza. E poi andiamo avanti alla pagina 8, che vediamo insieme nel nostro LED wall, guai ripetere l'errore di luglio, Ambrosione auspica feeling con i Fantini, dobbiamo essere una sola cosa. E poi paura, canape, brivido alle batterie, ci sono ovviamente anche alcuni aspetti del dietro le quinte, si rivede Salasso, poi c'è anche Topalli e la rabbia di Giannetti caduto in occasione delle batterie. Allora, Andrea, questi tutti gli articoli che riguardano la giornata di ieri, il giorno più lungo, il giorno più intenso in fatto di emozioni, come vedi queste accoppiate? Dunque sì, la giornata più lunga, quella di ieri, è stata una bella giornata come al solito, come da tradizione. Come vedo, indubbiamente ci sono queste favorite, come scrivono i giornali, sia Onda che Torre. La Torre subito si è andata a accaparrare anche una monta di grande prestigio, come del resto anche la contrada dell'Onda, e quindi sono le due favorite. Però io vedo tanto altro, nel senso che, senza che nessuno ne voglia, vedo che c'è tutte le contrade bene o male che sono molto agguerrite. Il Palio d'Agosto è un palio molto poi particolare, al di là di tutto è inutile negarlo, nessuno tralascia niente, al di là del livellamento di cui si sta parlando, di cavalli indubbiamente più forti di due che abbiamo già nominato, certo. Però credo che ci siano altri che probabilmente potrebbero essere nascosti, ci sono delle accoppiate interessanti e magari ci sarà anche l'occasione di vedere qualche giovane molto interessante. Ieri tra l'altro di giovani ne abbiamo visti due, perché nella prima prova nella contrada dell'Aquila ha esordito Stefano Piras, mentre Antonio Mula per quanto riguarda il Bruco, quindi insomma già ieri qualcosa si è visto, vediamo cosa succederà. Ci saranno delle modifiche, come appunto detto nella giornata di ieri. Poi alla pagina 9 invece... molto agguerrito anche durante le batterie, il Fantino dell'Aquila io l'ho visto davvero davvero determinato sia nelle batterie che ieri sera nella prova. È uno di quei ragazzi che piace vedere a Siena, cioè di quelli che mandano, come si dice. È un Fantino del quale si parla molto in questo periodo, è un Fantino al quale il capitano dell'Aquila Lorenzini ha voluto appunto dare fiducia, almeno per quanto riguarda la giornata di ieri, vedremo cosa accadrà oggi. Dicevamo della pagina 9 della Nazione, dove si trova il Palio a sorpresa, la beffa di Testina. Il 17 agosto del 1919 il Fantino della Torre vinse la corsa bis per Loca. Questa è una curiosità, una particolarità, ieri ne abbiamo parlato molto del palio a sorpresa, con tutte le difficoltà che potrebbero esserci a correre un palio a sorpresa nel 2019, però questo è quello che potrebbe accadere, perché visto che anche i Fantini vengono estratti a sorte, Andrea, è possibile che accada proprio questo, che il Fantino di una contrada vada nell'avversaria.
Sì, allora piace molto sognare, è una cosa molto interessante, sarebbe bello da poter realizzare, poi hai detto bene te, siamo nel 2019, credo che ci siano tanti aspetti da dover considerare, anche se a Siena piace un po', fra virgolette, questa libidine, come si suol dire, di pensare a un potenziale pari a sorpresa, anche se inizia a immaginarti tutto ciò che potrebbe comportare la sicurezza, i Fantini stessi. Da una parte anche il lotto dei cavalli, perché ieri abbiamo visto 35 cavalli, diversi scartati, mi sembra, se non erro, a conti fatti erano rimasti 13-14 cavalli, doverli, però chissà, è una cosa che potrebbe essere interessante, sarebbe bello da poter vivere, ma forse è difficile da poter realizzare. Allora, mentre la prima pagina sempre della Nazione di Siena, che avevo anticipato prima, è questa qua che tra poco vedremo insieme. La sorte premia Torre, Onda, Selva e Istrice. Decise le Monte, Scompiglio torna su Violenta, Tittia su Remorex. Ecco le Monte che forse rispetto a luglio si sono assestate più velocemente. Sì, sembrava che ci fossero dei giri diversi, poi in realtà sì, alla fine ci sono state scelte insomma, abbastanza rapide. Mi sembra anche il capitano della Torre stesso, che è stato subito rapido andare a cercare Jonathan Bartoletti, che comunque aveva fatto indubbiamente un grande palio a luglio, e credo che ieri sera l'ho visto entrando in piazza, ho visto davvero una grande determinazione. Ovviamente, come al solito, in tutti e 10 Fantini lui l'ho visto particolarmente carico, come molto carico dall'impressione vedo sempre Giovanni Azzeni. Certo, ovviamente Bartoletti ha la possibilità di montare nuovamente Violenta da Clodia, e insomma credo sia di nuovo una accoppiata importante quella che si era, sì, sì, si va a riproporre. Allora, stamani la tecnologia non ci vuole bene, Andrea, te lo dico subito, perché qui abbiamo, stiamo combattendo con la tecnologia, ma ci riusciremo. Allora, noi andiamo avanti con il commento alle notizie, vediamo se riusciamo anche a mostrarvi ciò che commentiamo insieme. Intanto vedo una foto bellissima, come al solito la regia impeccabile, non per piaggeria, ma è davvero bella, e questa foto parla da sola, come al solito. Questa immagine, questo panorama è fantastico. Questa è proprio la nostra telecamera live, questa è la nostra vista da Piazza del Mercato, quello che riusciamo a vedere qua. Allora, visto che abbiamo il nostro sito che è sempre aggiornatissimo, ieri c'è stata una curiosità che vogliamo che trovate all'interno del sito radiosienatv.it, grazie tra l'altro alla nostra redazione per il continuo lavoro anche nel dietro le quinte. Rischio vento, il drappellone non viene esposto per la prima prova, perché appunto in occasione della prima prova viene esposto, issato il drappellone nel lato dei palchi sul, diciamo, intersezione con via Dupré, però nella giornata di ieri non è stato possibile per il forte vento. Questa è una curiosità che trovate all'interno del nostro sito, e per evitare possibili danneggiamenti al bellissimo drappellone si è evitato appunto di esporlo, tra l'altro un palio che ha suscitato tantissimi commenti, tutti positivi, Andrea. Sì, ovviamente, sì, un palio davvero bello, complimenti al maestro Manara, perché gli applausi, diciamo, il giudizio degli applausi già parla da solo, quindi a me personalmente è piaciuto davvero tanto, un'interpretazione estremamente particolare, ma come ha detto lui, il rispetto per questa festa, l'ha vissuta davvero, è entrata davvero nel modo giusto in questa festa, è davvero un bel palio, fortunato che ovviamente se lo porterà in contrada. Bene, tra pochissimo sfoglieremo anche le pagine del Corriere di Siena e poi inizieremo a vedere anche le immagini che ci giungono in diretta da Piazza del Campo, perché ci avviciniamo pian piano a respirare l'aria della seconda prova. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme. Amici di Siena TV, ancora in collegamento dal Tartarugone di Piazza del Mercato, in questo momento le 7:56, ancora
per la prima parte di Buongiorno Palio, ancora con il nostro ospite Andrea Naldini, nostro collaboratore. Il basket, diciamo, è la specializzazione più importante. Poi quest'anno avrai anche un ruolo importante. Abbiamo raggiunto un accordo importante con il presidente Montomoli, con ovviamente il Costone, che ringrazio come nel ruolo di general manager per quanto riguarda l'associazione maschile, mentre nella femminile c'è un collega, e quindi è un'avventura interessante. Sono contento e vediamo quello che potrà venire fuori, perché ci sono progetti importanti. Fra l'altro poi lo stesso presidente domani verrà premiato come Mangiadoro, quindi complimenti anche a lui. Un riconoscimento importantissimo per Emanuele Montomoli. E ovviamente però, Andrea, oltre al basket, che ti ha visto protagonista anche con Radio Siena TV con la tua trasmissione Planet Basket, c'è anche il palio, perché insomma, sei un appassionato e per questo sei qua stamani per parlare e commentare anche le notizie e tutto quello che c'è sui giornali di oggi. Allora, tra poco continueremo con il Corriere di Siena. Prima però vediamo insieme, commentiamo insieme la prima prova, quella che si è svolta ieri sera. Abbiamo parlato dell'Aquila con la scelta di Stefano Piras per la prima prova, anche Mula nel Bruco, ovviamente poi oggi dovrebbe esserci Andrea Mari, ma intanto andiamo a rivedere insieme le immagini della prima prova che ecco, prontamente arrivano con il Bruco, che era proprio di rincorsa. Andrea, questa la mossa, bella la partenza sia della Chiocciola nella parte bassa, sia dell'Aquila, che poi si è fatta molto vedere in questa prima prova. Andrea. Sì, sì, come ti dicevo, come commentavamo prima, mi è piaciuto molto sia la mattina, Piras, e indubbiamente ieri sera è stato molto rapido e veloce. Mi fa piacere anche, questo lo voglio sottolineare, vedere a cavallo, quindi merito anche alla contrada, gli ha dato fiducia Francesco Caria, perché al di là che ieri sera anche lui si è fatto trovare molto pronto, è un altro fantino che merita sicuramente altre chance, come la contrada della Chioggia in questo momento gli sta dando, ed è un fantino che si allena, un bravissimo preparatore di cavallo, ma anche un fantino molto determinato che secondo me può dire ancora qualcosa alla nostra festa. Allora, questa è poi la conclusione della prova, ancora seguiamo insieme ormai l'ultimo giro di Stefano Piras e poi torneremo a commentare le notizie di oggi con il Corriere di Siena come promesso. Ecco qua il fantino dell'Aquila che si appresta a effettuare l'ultimo San Martino. La prova ha visto solo uno spunto alla mossa sia dell'Aquila che della Chiocciola, come abbiamo visto, poi non ci sono stati grandi altri spunti e grandi altre prove da parte delle contrade. Termina ecco in questo istante, come vedete, la prova, che per chi ci segue su Siena TV ovviamente vi raccontiamo, per chi ci segue su Radio Siena, che abbiamo visto insieme l'effettuazione della prima prova della giornata di ieri, vinta dalla contrada dell'Aquila. Le 8 in punto, passiamo alle notizie del Corriere di Siena, in particolare del Corriere del Palio. Barbareschi della fortuna, con tutte le foto dei Barbareschi che nella giornata di ieri sono andati a prendere il cavallo. Poi a pagina 14, il caldo non smorza la gioia di Torre, Selva, Onda e Istrice. I capitani scelgono un lotto con 3 vincitori di Palio e l'attesa violenta da Clodia. Ancora un'esclusione per Preziosa Penelope, forse per una leggera zoppia. E poi sfogliamo ancora le pagine del Corriere del Palio, troviamo l'Aquila, Artiglia, la prima prova, un po' di nervosismo tra i canapi per Oppio e Violenta, al momento giusto, la Torre non è pronta. Questo è il titolo. E poi ancora Scompiglio ci riprova, debutto nella Torre, Brio resta nel Bruco. Jonathan Bartoletti ancora una volta su Violenta da Clodia, Tittia matrimonio sprint con la Selva, l'Istrice si affida a Tempesta. Queste le notizie che riguardano il Valzer delle Monte, quello che abbiamo seguito insieme all'interno di Processo alla Prova ieri. Porto Alabe, Oppio e Remorex favoriti, Violenta che forza, da scoprire i cavalli debuttanti che la tratta hanno fatto molto bene. Nel lotto livellato ci sono 4 femmine e 3 nuovi soggetti. Questo
ancora il titolo che troviamo nel Corriere del Palio, bella la fotogallery a pagina 23 con i contradaioli e poi le schede di tutti i cavalli con i dettagli cavallo per cavallo, vedete qua, sia appunto per tutte le, proprio per tutte le contrade che troveremo ancora, ecco di nuovo una fotogallery con tutti i cittini delle contrade che ieri hanno come di consueto colorato. Tra l'altro, se non erro, non so se questa notizia l'ho letto ieri sera, ai bambini delle contrade mi sembra che la Croce Rossa abbia fornito circa 500 bottigliette d'acqua ieri sera, poi sembra un panorama fantastico vedere questi bambini, questi colori, questi 10 colori sotto la Torre del Mangia, e credo che sia un'iniziativa che questa sera si ripeterà proprio in vista, in virtù di questo caldo. E poi parla il mossiere Bartolo Ambrosione, ancora nel Corriere del Palio, evitare inutili rischi con forzature al canape, i fantini collaborino. Bartolo Ambrosione dice già dalle prime prove deve nascere un clima di reciproca fiducia per il bene della pesta. Ecco Andrea, il mossiere che è stato poi riconfermato dopo il Palio di luglio, lui stesso ha ammesso l'errore proprio nel dopocorsa del Palio di luglio per quanto riguarda la mossa, infatti era dispiaciuto per aver lasciato diciamo la torre o comunque dato la mossa con la torre non in perfetto allineamento, però comunque la scelta ricaduta su di lui, e i commenti su questo mossiere sono comunque favorevoli. Ma sì, sono favorevoli. Sarà mossa sicuramente è un attimo, con un occhio non credo sia un ruolo semplice, con un occhio devi guardare la rincorsa, con un occhio devi vedere 9 cavalli dentro che magari per un attimo, nel momento in cui la rincorsa decide di fiancare, vedi che c'è l'allenamento, l'attimo dopo magari è successo qualcosa e quindi, qua proprio stai parlando dell'allineamento e della mossa e quindi magari non è facile il suo compito, però vedo che c'è sempre molta attenzione e fino a questo momento è stato sempre estremamente pronto nel buttare giù i canapi. È ovvio che ci troviamo davanti, poi io ritorno sempre nuovamente su Piras e su Francesco Caria in questo momento e su Giovanni Azzeni, ma al di là fa specie vedere un fantino estremamente pronto, cioè oggi i fantini sono sempre più pronti in partenza e questo ormai ne parliamo da tempo, e quindi il mossiere deve avere un occhio estremamente particolare perché bisogna cogliere l'attimo, ci sono alcuni di mestieri che come vedi anche con il piede sinistro continuano a sentire il canape, però come vedi ci sono sempre dentro, perché ovviamente la rincorsa rimane fuori, ma 9 partenti e quindi non è facile il compito del mossiere. Allora, noi facciamo una piccolissima pausa, sono le 8:05 in questo istante, poi torniamo per completare la lettura del Corriere di Siena, dare ancora uno sguardo al nostro sito radiosienatv.it e poi ci avvicineremo appunto all'effettuazione della seconda prova. Piccolissima pausa e poi di nuovo insieme con Buongiorno Palio. Ci siamo, torniamo in diretta con Buongiorno Palio, con il nostro Andrea Naldini per continuare nei commenti. Per quanto riguarda il Corriere di Siena, siamo alla pagina 43 del Corriere del Palio, a piedi, annata da dimenticare. Ecco, vedete chi ci segue da Siena TV, canale 90, vedete questo è l'articolo in questione, questo l'articolo che riguarda i delusi, così vengono denominati, Bighino senza monte anche agosto, non trovano spazio Grandine, Girolamo e Turbine. Allora Andrea, qui in questo caso Mannucci che comunque a luglio ha corso, gli altri come anche appunto Carboni. Anche Carboni, mentre Enrico Bruschelli, Micheli e Bighino e vabbè, anche Alberto Riccieri che non hanno trovato posto.
po' di cambiamento, anche se insomma lento, piano piano si vede qualche nuovo nome, come stavamo dicendo prima, ad esempio Piras, e poi ovviamente essendo un numero, cioè, essendo 10 Fantini, sì. Ci sono delle in certe occasioni come questa in cui alcuni rimangono a piedi. Ecco, un commento a questo. Sì, sicuramente, sai, la piazza spesso non perdona, nel senso si va spesso alle ricerche, poi qui c'è sempre le dinamiche all'interno di ogni contrada, bisognerebbe capire quello che accade. Ci sono dei nomi per cui sì, dispiace, cioè, sicuramente dispiace per tutti sempre quando rimangono a piedi. Nello specifico forse Walter Poscedo e lo stesso Alessio Micheli, che comunque Poscedo è sempre stato un fantino che l'hai trovato sia in fase di difesa, ma sicuramente anche in fase di attacco si è fatto sempre ben valere anche in tutti gli altri pali. E forse certo. Anche Alessio Micheli, un'altra chance probabilmente se la meriterebbero. Dispiace. Alla pagina successiva si parla proprio del capitano Lorenzini. Stefano Piras si vedrà, sa far correre ogni cavallo. Questa è l'intervista al capitano dell'Aquila, mentre alla pagina successiva, pagina 47, parla il capitano dell'Istrice. Io volevo proprio Oppio, Tempesta, soluzione giusta. Andrea Franchi dice: miglior lotto possibile, ci hanno tolto 12 nomi su 35. Questa è la notizia importante, perché Andrea, in molti casi, e qui Andrea Franchi ci dice anche appunto su 12 nomi, questi 12 nomi non sono arrivati alla scelta dei capitani perché sono stati esclusi dai veterinari. Questo è un altro segnale importante. È un segnale importante, deve far riflettere, questo anche sull'aspetto del famoso pali a sorpresa di cui dicevamo di domenica. Però poi il lotto su cui poter scegliere, in realtà poi sono rimasti pochi soggetti. Leggevo anch'io sì, che comunque il capitano Franchi era contento, indubbiamente Oppio è un cavallo che tutti attendono e tutti aspettano, perché era un po' sparito negli ultimi 3 anni dalla piazza, però è un cavallo potente, un cavallo che sicuramente ha trovato un buon manico con Andrea Coghe, che è super determinato e credo che vorrà fare indubbiamente la sua figura, ma in maniera più che importante, quindi ottima anche questa accoppiata. E poi alla pagina successiva, intanto le immagini proprio dell'assegnazione con l'arrivo di Oppio alla contrada dell'Istrice. Andiamo avanti, pagina 49, le quattro verdi e Bubbolo ferito 100 anni fa in via Franciosa, scoppiò una rissa furibonda, dopo poco spuntarono bastoni e coltelli. Le quattro verdi che sono in piazza, lo ricordiamo, anche nel palio di agosto. Ci sono questi aneddoti che sono fantastici, cioè uno ci starebbe veramente giornate intere a leggere, perché sono cose, anche questo io l'ho letto, è molto interessante. Poi la fotogallery alla pagina successiva, poi termina il Corriere del Palio, si arriva alla pagina dello sport, ovviamente, ma noi in questi giorni siamo concentrati tutto sul palio. Mentre torniamo al nostro sito internet radiosienatv.it, continuiamo con i commenti, intanto anche se poi dalla piazza del campo arrivano delle immagini live di quello che sta per accadere, la regia ce le proporrà. Andrea, insomma, ecco, abbiamo fatto un po' un'analisi di queste monte. Ecco, un ulteriore commento anche alla luce dell'assegnazione di ieri. Tu cosa, a parte le contrade più considerate favorite, c'è un'altra, qualche cavallo anche tra i nuovi magari che ti è piaciuto maggiormente? Allora, da profano ovviamente, perché poi qui dovrebbero subentrare gli esperti, i proprietari. Intanto eccole qua. A me è piaciuto molto, e ripeto, da profano, esteticamente come è andata il cavallo del Drago, che è tornata. E un occhio, ripeto, oltre alle favorite, che Torre Onda, Selva e Istrice, quelle indubbiamente abbiamo parlato prima,
mi piace molto sicuramente anche l'accoppiata, forse è da prima che ne stiamo parlando, dell'Aquila, perché questo Toto Cotto, che sicuramente sarà tutto da vedere, però con un'ottima monta, almeno questa è l'impressione che ho avuto. Ecco qua intanto il cavallo del drago, proprio del quale sì, stavi parlando. Un cavallino veramente tornata, molto bella, possente, ho visto almeno, poi ripeto, qui la sera del 16, la sera del 2 luglio, la sera del 16 sono poi gli esami più importanti, perché i cavalli come arrivano sono atleti alla fine, ma certo. Come succede negli umani, succede anche nei cavalli. Torniamo torniamo in studio con le pagine del nostro sito radiosegnatv.it, perché stiamo scorrendo e troviamo di nuovo l'intervista che abbiamo realizzato ieri al rettore del magistrato delle contrade Claudio Rossi, che ha parlato ai nostri microfoni proprio del palio a sorpresa, ipotesi molto chiacchierata nel mondo contradaiolo, ma anche molto difficile. E poi si parla dei talenti dell'Accademia Chigiana di Siena in concerto nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. Cresce l'attesa per il concerto che ci sarà giovedì 22 agosto alle 21:15. Protagonisti gli allievi di canto del maestro Salvatore Accardo. Tutto questo accadrà a Poggibonsi, appunto. E poi domani 14 agosto, cioè oggi, il concerto in Piazza del Campo della banda Città del Palio, che seguiremo questa sera in diretta all'interno della trasmissione Palio di Notte di Daniele Magrini. Queste invece sono le immagini live che ci giungono dalla Piazza del Campo, eccole qua con la nostra telecamera, il nostro occhio sul tufo, questi sono i cittini della Contrada del Bruco che arrivano in Piazza del Campo, e poi tra poco vedremo arrivare anche alcuni cavalli, così possiamo commentare insieme al nostro Andrea Naldini. Vediamo ancora sul nostro sito, accordo comune volontari per la fruibilità della via Francigena, si sta procedendo a posizionare dei segnavia per indicare il percorso ai pellegrini, questo progetto che continua per la valorizzazione e fruibilità del tratto senese della via Francigena. Molte persone che percorrono la via Francigena, questo è un qualcosa che può fare soltanto bene alla nostra città. E poi tornando ancora sul nostro sito, vedete scorrendo indietro, troviamo tutti gli articoli che riguardano il Valzer delle Monte che abbiamo seguito in tempo reale, quindi con tutti gli assestamenti che minuto dopo minuto abbiamo seguito insieme. Allora Andrea, le 8:20, facciamo di nuovo una piccola pausa, resta con noi perché tra pochino torniamo per continuare e concludere la nostra carrellata di commenti ai giornali e siti di oggi, e poi tra poco vedremo arrivare anche i cavalli per questa seconda prova. Allora tra pochissimo torniamo insieme, piccola pausa. Questa è in diretta? Sì. Buongiorno Palio, di nuovo insieme con la prima parte per concludere questa rassegna stampa di oggi e per seguire insieme quello che accade in diretta in Piazza del Campo con le immagini che ci giungono live. Ecco Andrea, questo è l'arrivo della Contrada dell'Aquila, c'era un po' di attesa stamani per vedere la scelta di Capitan Lorenzini, e questo è il cavallo dell'Aquila Totu Goddu, eccolo qua il fantino, che è Stefano Piras anche per questa seconda prova, quindi insomma il fantino che ha convinto il capitano dell'Aquila, e questa mattina ancora viene accompagnato e viene riproposto questo Stefano Piras. Sicuramente è un'occasione, probabilmente vedremo stasera, ma mi sembra che il capitano Lorenzini sia abbastanza determinato. Ancora avanti. I cavalli e le contrade che stanno giungendo in Piazza del Campo, questo è l'Istrice, ecco Oppio, il cavallo del quale abbiamo parlato ampiamente anche questa mattina, uno dei soggetti sicuramente più esperti e più importanti di questo lotto, lo vediamo anche con la dirigenza, il capitano Andrea Franchi, tutti i mangini e il fantino
che Andrea Coghe ha detto tempesta. Sì, l'abbiamo già detto, sicuramente questo è davvero un bel soggetto, Oppio non ha bisogno di presentazioni, così come Tempesta, che ha dimostrato di avere grande voglia di trovarsi un posto importante, già si è trovato con la vittoria e con le altre pali che ha fatto, ma di affermarsi davvero ancora più prepotentemente. Questa invece è la Torre, ecco l'arrivo in piazza della Contrada della Torre, Violenta da Clodia, cavallo forse il più ambito di questo lotto. Andrea, Jonathan Bartoletti a colloquio, lo vedete che sta parlando con il capitano Capelli della Contrada della Torre, questo forse sicuramente Andrea è il cavallo più cercato. Sicuramente sì, il cavallo più atteso nuovamente, il cavallo più cercato, un fantino che c'è poco da dire su Jonathan, c'è poco da dire, lo vediamo sempre dalla sua determinazione, dal suo sguardo, con un unico intento, un'unica voglia. Questo invece è il cavallo dell'Onda, Porto Alabe, altro soggetto ritenuto appunto tra i big, insomma, cavallo già che ha vinto due pali, un cavallo sicuramente che anche in questo caso era molto ambito nella giornata di ieri. Questo invece è Federico Arri, questo è il capitano del Drago, Fabio Miraldi, e qui anche ieri abbiamo sentito Miraldi che ha detto diamo volentieri nuovamente una chance a Federico Arri, il cavallo è esordiente, l'abbiamo detto, comunque è molto adatto appunto a questo giovane fantino. Ancora con le immagini che ci giungono dalla piazza del campo che commentiamo insieme, questo abbiamo anche il nostro Andrea Mari che ha un protagonista, allora ce lo sentiamo subito, ti diamo la linea in diretta. Andrea Mari, a te la linea. Sì, siamo con Capitan Manganelli della Nobile Contrada del Bruco, abbiamo visto Andrea Mari entrare in piazza per l'appunto dal chiasso largo, quindi si riforma l'accoppiata, possiamo dire, di luglio, quindi tra Bruco e Andrea Mari. Invece ieri una prova per Francesco Antonio Mula, un giudizio innanzitutto anche sull'accoppiata che si crea oggi e che poi logicamente andrà a affrontare il palio. L'accoppiata è quella che in qualche modo ieri abbiamo concertato con Andrea, molto tranquillamente abbiamo valutato tutto e poi abbiamo deciso di provare a fare questo palio insieme. Ecco, ci sono state anche delle voci nel pomeriggio che vedevano Andrea Mari forse indirizzato verso altre contrade, ma com'è andato il pomeriggio invece con Andrea Mari? Nel senso, c'è stato subito feeling o ci sono stati dei momenti? Come tutti post tratta, valuti, parli, consideri, poi anche in base alle situazioni che ti si creano prendi delle decisioni, ma come al solito sempre in maniera molto serena, come è successo con Andrea. Come valutate il cavallo che vi è stato assegnato? È un cavallo che sicuramente ha delle qualità di un certo tipo, tutto sommato per ora abbiamo visto solo alcuni aspetti di queste peculiarità, cioè quella di avere sicuramente uno spunto importante in partenza, e vediamo poi di scoprirlo anche noi, stava facendo in corsa. Ecco. Ecco, poi l'abbiamo detto, ieri spazio anche per un giovane che ha avuto modo di mettersi un giubbetto addosso, quindi anche una soddisfazione per un giovane ragazzo. Sì, avevamo in mente questa opzione nel caso ci fosse toccato un cavallo giusto, dalle caratteristiche giuste, per far esordire un giovane che si impegna e lavora, quindi in questo caso ci è sembrato opportuno dargli questa possibilità. Ecco, abbiamo visto questa mattina invece per quanto riguarda ad esempio l'Aquila, un'altra contrada che aveva su quale si poteva immaginare un'altra monta, abbiamo visto Stefano Piras anche questa mattina, credi che il quadro delle monte in generale si possa ancora modificare nel corso dei giorni? Sai, questo bisogna sentire gli altri capitani, io credo che a questo punto forse potrebbe anche essere un quadro definitivo. E allora noi ringraziamo Capitan Manganelli e vi ridiamo la linea.
Bene, grazie Andrea Mari e grazie Andrea Naldini per grazie essere stato con noi questa mattina. Si conclude qui la prima parte di Buongiorno Palio, che vi ricordo torna però in diretta alle 10:15, quindi restate con noi, soprattutto perché c'è da seguire questa seconda prova. Tra pochissimo la linea tornerà in Piazza del Campo a Claudio Giomini, Susanna Pioli e lo stesso Andrea Mari che sarà in diretta proprio di fronte all'entrone. E allora non cambiate canale, state con noi sempre con Passione Palio. Buongiorno, buongiorno a tutti dalla nostra postazione buongiorno in Piazza Palio, del Mercato. Compagnia, pronto anche il collegamento con Palazzo per avvicinarci alle prove regolamentate che lo buongiorno! Buongiorno Palio!